Buongiorno a tutti, io sono Mattia, docente madrelingua di inglese presso il centro Mensana di Brescia. And this is English Bytes by Mensana. L'argomento di oggi è log in. Che cosa vuol dire questo verbo? Questo è un phrasal verb, ovvero un verbo formato da un sostantivo o un verbo a sé stante e una preposizione oppure un avverbio. Questo verbo vuol dire registrare o registrarsi. È anche diventato poi un sostantivo che si riferisce all'atto stesso di accedere, di effettuare l'accesso all'interno di un sito. Login and password, ad esempio, sono il connubio. Ma che cosa significa? Qual è l'origine di questa parola? Ebbene, la parola è composta, lo vedete, da due parole separate, la prima è log e la seconda è in. Log significa diario, significa registro, quindi un qualcosa, un libro, su cui si annotano i punti, gli eventi salienti di un qualcosa. Nasce soprattutto in ambito marittimo, laddove il capitano aveva l'obbligo di effettuare delle periodiche annotazioni all'interno del diario, al fine poi di rendere conto all'armatore, proprietario della nave, di tutti i fatti che avevano coinvolto la nave della quale il capitano in oggetto stava al comando. Quindi effettuava il login, appunto, quindi si registrava scrivendo ad esempio il proprio nome e il fatto con data e ora, laddove questo fosse possibile, poi nel XVII-XVIII secolo con l'invenzione degli orologi portatili. L'origine quindi di un termine prettamente informatico, se vogliamo, che noi del XXI secolo, soprattutto nel 2020, associamo all'informatica e crediamo che sia nato conseguentemente all'invenzione degli account, è invece nato molto molto prima ed è legato alla pratica del trasporto, del commercio e anche della pratica militare marittima. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e non dimenticarti di passare a visitare i nostri social che trovi in descrizione e il sito www.mensana.info. Farewell!